Ecco amica, andiamo a riempire adesso con la tonalità che dobbiamo ricamare questo petalo. Come vi dicevo, prima imbottisco dal lato verticale, poi vado obliquamente in questo tipo di foglia. Invece, quando farò questo petalo, lo farò orizzontalmente così e poi lo andrò a rifinire dall'alto verso il basso. Così la stessa cosa per questo. Prima dovrà essere orizzontale l'imbottitura interna e poi verticalmente bisogna andare a chiudere con il punto raso o punto pieno, come lo volete chiamare, mentre il punto pittura deve essere fatto diversamente. Un altro giorno vi farò vedere il punto pittura. I punti sempre molto vicini. E siamo giunti alla fine della foglia.
Questo è il punto raso, è il primo petalo. Io passerò all'altro, vi auguro buon lavoro e buona giornata.